Dunque, visto questo, vediamo adesso un altro tipo di FET, che sono i MOSFET. Qui la sigla MOSFET sta per metal oxide semiconductor. Field effect transistor, quindi sigla MOS sta per metal oxide semiconductor. È un altro tipo di MOSFET e in realtà è di gran lunga il tipo di transistore più utilizzato, ok? Cioè, diciamo circa può essere il 98% dei transistori sono MOSFET. Se facessi una statistica di tutti i transistori che ci sono. È di gran lunga effettivamente più utilizzato. Allora, vediamo come è fatto. Vediamo prima di tutto un modellino di principio. La cosa più importante e caratterizzante in realtà per il MOSFET è questa struttura MOS che è fatta così. Allora, questa immaginiamo che sia la nostra barretta. A questo punto io ho una cosa di questo tipo. Per esempio, ho una regione di tipo P su cui realizzo delle diffusioni tipo N più da una parte e dall'altra. E poi sopra, qua, ho un ossido e poi un metallo. I tre terminali sono questi tre. Questo si chiama source, anche in questo caso source e drain sono tutti e due equivalenti, e questo sopra si chiama gate. Quindi questa è la situazione in cui mi trovo. La struttura MOS è questa struttura qua. Vedete? C'è il semiconduttore, c'è l'ossido che è l'isolante e c'è il metallo sopra. E questo sandwich, no? Questo panino. Come è mai sparito? Questo pan. Questo panino metallo, ossido, semiconduttore è la parte importante della struttura. L'ossido è un isolante perfetto, quindi la carica non passa dal metallo al semiconduttore. Il semiconduttore è silicio di solito, non passa dal metallo al semiconduttore perché è completamente bloccata dall'ossido. Va bene? In condizioni normali, per esempio, questa regione è drogata P, tra drain e source ho due giunzioni PN in direzione opposta, quindi una delle due senz'altro è polarizzata inversamente e quindi la corrente non passa. Quindi lasciando tutto così com'è, tra drain e source non passa corrente. Se metto a zero la tensione di gate, metto a zero, facciamo così, mettiamo a zero la tensione di source e aumento la VDS, finché lascio VG uguale a zero, corrente non passa. Allora, la cosa importante adesso qui è da chiedersi che cosa succede quando aumento la VG. Allora, quello che succede quando aumento la VG si può vedere in modi differenti. Il modo più, come dire, semplice di vederlo è quello, lo vediamo in due modi. Il primo è guardiamo le cariche. Allora, ridisegno questo tratto, questa VDS piccola piccola.
cosa succede se aumento la tensione sul gate? Immaginate qua che comincia a mettere una tensione VGS positiva. Un modo di vedere la cosa è che gli elettroni che sono più o meno nelle vicinanze, vicino nei pozzetti N+, e anche quelli che sono un po' nella zona B, vengono attirati pian piano all'interfaccia, perché il metallo è carico positivamente, quindi si applica una tensione positiva, attira gli elettroni. Gli elettroni vengono attirati e rimangono fermi all'interfaccia tra semiconduttore e ossido, perché l'ossido non li fa passare, è un isolante completo. Quindi gli elettroni si accumulano qua. A un certo punto, all'inizio ce n'è pochi e non bastano a realizzare la conduzione tra drain e source. Quando ne arriva un numero sufficiente, e poniamo che sia quando la tensione sui gate vale un certo valore di soglia, si chiama appunto tensione di soglia, a quel punto si forma uno strato di elettroni all'interfaccia con l'ossido che va dal drain al source e quindi la corrente può passare. Quindi questo è il ragionamento. Quando si dice che quando VGS è uguale a una tensione di soglia, che si indica spesso con VTH, TH perché TH sono le iniziali di threshold, che vuol dire soglia in inglese, allora si forma il canale, che è un canale di elettroni, cioè un canale tipo N. E la corrente può passare. Va bene? Quindi l'effetto è molto semplice, come dire, spiegato così. Fino a che la tensione sul gate è piccola, non ci sono elettroni sufficienti a garantire la conduzione. Quando, perché, ma vedo soltanto due giunzioni PN, di cui una per forza di cose è polarizzata inversamente. Quando invece raggiungo un numero sufficiente di elettroni all'interfaccia, vedo un percorso, diciamo, ricco di elettroni che va senza soluzione di continuità dal drain fino al source, quindi la corrente a quel punto può passare. Questa situazione si dice di inversione del canale, perché la parte di interfaccia tra silicio e ossido prima era di tipo P, poi diventa improvvisamente ricca di elettroni, quindi in pratica diventa di tipo N. Il canale è passato dall'essere di tipo P all'essere di tipo N. Per questo si dice che è la condizione di inversione del canale. Quando il canale si inverte può passare corrente. Ok, la cosa possiamo vederla anche da un altro punto di vista, che è un punto di vista relativo all'energia. Immaginiamo di avere questa situazione, prendiamolo, vediamo un po' se lo, ecco, lo metto in alto, ma mi serve giusto per, vabbè, giusto così, come riferimento. Allora, se io rappresento l'energia potenziale per gli elettroni, io mi trovo a vedere una cosa del genere. Qui faccio l'energia potenziale per gli elettroni a questo punto, all'interfaccia proprio. Prendo questa retta, va bene? Allora, dunque io ho tra N più e P una barriera di potenziale, e poi ho un'altra barriera potenziale dall'altra parte. In condizioni normali
questa variabile potenziale è sufficiente a impedire che gli elettroni nei pozzetti N possano andare nella zona P. È sufficientemente alta da impedire questa situazione. Quando aumento la tensione sul gate, quello che succede è che in pratica per vicinanza aumenta il potenziale anche all'interfaccia tra ossido e silicio, e se aumenta il potenziale l'energia potenziale per gli elettroni cala. Quindi in pratica io mi trovo a vedere una barriera che all'aumentare di Vg si riduce. Quindi quando aumento Vg la barriera progressivamente si abbassa. All'interfaccia, perché solo lì, cioè soprattutto lì mi accorgo della differenza. Allora, scusate, fatemi segnare questo. Questa è l'energia potenziale per gli elettroni. Vedete, se la barriera si abbassa, a quel punto gli elettroni possono entrare. Quindi ho la conduzione tra drain e source possibile. Va bene? Quindi se vado a vedere le caratteristiche d'uscita, come abbiamo fatto per il JFET, finché la VG, VGS è il parametro qua, finché la VGS è più piccola della tensione di soglia, la corrente non passa. Quando la VGS diventa più grande della tensione di soglia, si è creato il canale, a quel punto questo canale si comporta come un resistore. No? Quindi per basse VDS ho la corrente che sale linearmente con la tensione. Se la tensione sul gate è più grande, ci sarà più carica all'interfaccia, più elettroni all'interfaccia, quindi la corrente passa più facilmente. Quindi in pratica mi trovo con delle curve che sono fatte così, in cui la pendenza cresce all'aumentare di VGS. E questo è quello che mi trovo ad avere nel MOSFET. Va bene, ora di nuovo dobbiamo fare lo stesso discorso di prima, perché dobbiamo andare a parare, diciamo, nello stesso punto di prima, no? Alla fine questo si comporta come un generatore di corrente, controllato in corrente, quindi insomma già un pochino vi dovreste aspettare che ora succede qualcosa che porta le caratteristiche ad essere orizzontali. Oh, qui non ho scritto, si chiama di nuovo caratteristiche di uscita. Va bene, allora vediamo che succede all'aumentare VDS. Allora, ora qui manteniamo VGS costante. No, facciamo così. Ma sì, mantiamo VGS costante e aumentiamo VDS. Allora, cos'è che succede? Se aumenta VGS costante, mettiamogli una batteria costante, VGS, e poi adesso andiamo ad aumentare VDS. Se aumenta VGS, VDS, VGD diminuisce. Quindi questo è un effetto un po' simile a quello che abbiamo visto per i JFET, perché che cosa succede? Che il canale sarà più popolato di elettroni vicino al source, perché avremo VGD minore di VDS, no? Di VGS, perché VD è maggiore di VS, quindi il canale sarà più popolato vicino al source che vicino al drain. Quindi di nuovo abbiamo un effetto di canale
rastremato, no? Più popolato da questa parte e meno popolato da quell'altra. Non solo, ma siccome VGS la lasciamo costante, all'aumentare di VDS di fatto il canale si strozza leggermente vicino a drain. D'accordo? Si riduce vicino a drain. Quindi la resistenza del canale all'aumentare VDS complessivamente aumenta, che vuol dire che quelle curve di prima cominciano a piegarsi. La corrente cresce meno velocemente con VDS, no? Questo è il primo effetto. Come abbiamo visto per i JFET. Fintanto che a un certo punto abbiamo questa situazione. A un certo punto, un certo punto, abbiamo che VGD diventa uguale a VTH. Quindi abbiamo il limite dell'inversione tra gate e drain. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo usato questa tensione di soglia un pochino per semplificare il ragionamento, perché è chiaro quello che succede, man mano che aumenta la tensione di gate va a finire sempre più carica e così funziona. A un certo punto io dico ora il canale c'è. Chiaro che quella è un'approssimazione, perché non è che prima non c'era assolutamente e poi improvvisamente c'è. C'è un andamento rapido con cui aumenta la carica all'interfaccia all'aumentare della tensione di gate rispetto alla tensione di soglia, quindi per comodità io divido il mondo in due. Prima di VTH, per VGS meno VTH non c'è nulla, non c'è canale, dopo improvvisamente c'è. Nella pratica è molto graduale. Però manteniamo questa convenzione. Quando VGD è uguale a VTH vuol dire che il canale è appena invertito vicino al drain. Quindi ho la situazione di perfettamente triangolare, cioè ho il minimo numero di elettroni che sono in grado di sostenere la corrente. Ok? Questo è un effetto completamente analogo al pinch-off del canale. E si chiama infatti pinch off del canale. Quindi qui abbiamo il pinch off del canale al drain. Allora, a questo punto avviene la stessa cosa che abbiamo visto per il JFET, cioè se aumento ancora la tensione di drain, la corrente non aumenta più. Perché? Vediamolo. Dunque, facciamo così. Qui mi conviene, no, mi conviene fare un disegno nuovo. Dunque, immaginiamo questa situazione, io adesso rappresento i due pozzetti di source di drain, qui disegno l'asse X, questo è 0, questo è L, ok? Questo è il punto che corrisponde, diciamo, al source, e questo è il punto che per me corrisponde al drain, source e drain. Allora, disegno qua sotto il canale. Che cosa lo disegno, invece di disegnarlo qua, lo disegno sotto, ok? Allora, quando VGD è uguale a VTH, il canale è fatto così. Serve una penna spessa. Il canale è fatto così. Quindi è una resistenza triangolare, no? Dovuta a questo. Questi sono elettroni, ok, qua dentro. Se aumento ancora la tensione di drain, che cosa succede? Mi metto qua, aumento VDS. Adesso che cosa succede? Che il punto in cui la tensione tra gate e quel punto, chiamiamolo punto X, VGX, è uguale a VTH. Mentre prima era il drain, adesso viene spostato più in basso, perché il drain ha tensione più alta, quindi VGD qui sarà minore di VTH, giusto? Se aumento la tensione di drain, aumenta.
Quindi a questo punto io avrò per esempio questo punto x che corrisponderà al pinch off del canale. Aumentando ancora, mi trovo qua. Insomma, avete riconosciuto, è praticamente la stessa cosa che avviene con il JFET. In pratica la tensione VXS rimane costante perché è V meno VGX meno VGS, per definizione è un giochetto, no? VXS e VX meno VS, quindi posso costruirlo un po' come voglio. Per esempio qua ho sbagliato perché deve andare col più qui, e meno VGX è meno VTH più VGS, quindi vedete è indipendente da VD. Che vuol dire che di nuovo il canale praticamente non si sposta, la tensione applicata al canale è la stessa, la forma del canale praticamente non cambia, no, questa è la cantilena che avete già sentito, quindi la corrente non aumenta più. Perché X si sposta poco? Perché tanto la corrente passa da drain a source, attraversa tutto, d'accordo? Il tratto di X che praticamente non ha carica, ripeto, non è vero che non ha niente, altrimenti non passerebbe corrente, ma ne ha talmente poca che nella nostra approssimazione abbiamo trascurata, insomma ha talmente poca carica che ha una resistenza alta, quindi quando aumento la tensione di drain, la caduta di tensione VDX, perché cada con quella resistenza così alta, deve avere una distanza tra DX molto piccola, quindi in pratica il canale non cambia, va bene? Quindi la corrente non sale più. Siamo in zona di saturazione, si chiama anche in questo caso saturazione come per il JFET. Quindi le caratteristiche di uscita diventano come queste, vediamo un po' qui dove che l'ho disegnate. Vabbè, ci rinuncio, le rifaccio. Praticamente ho una cosa del genere, quindi questa è, anzi facciamone più sopra così, questa è la ID. Questa qui è la VDS, VGS è il parametro, all'aumentare VGS prima la corrente sale linearmente, cioè per VGS costante, all'aumentare VDS prima la corrente sale linearmente, poi piega, perché qui si sta rastremando il canale, poi a un certo punto ho il pinch off e la corrente non sale più. Ecco, non ho fatto che scende, in realtà non sale più. Se prendo una VGS più piccola, chiaramente il canale è meno ricco, sale più lentamente, poi si ferma a un livello diverso, questo stesso discorso e così via. Le caratteristiche sono fatte così. Chiaramente c'è un punto qua che è il punto di pinch off, al quale questo punto di pinch off corrisponde, l'abbiamo detto prima, a VDS. Abbiamo detto corrisponde, vediamo un po' che cosa corrisponde il pinch off. Il pinch off corrisponde a, abbiamo detto, VGD uguale VTH, e quindi VGD e VGS meno VDS uguale VTH, che vuol dire VDS uguale a VGS meno VTH. Quindi questo è l'espressione di VDS che corrisponde alla condizione di pinch off. Quindi a questo punto anche qui abbiamo diverse regioni di funzionamento e possiamo classificare e guardare sul grafico là. Allora abbiamo l'interdizione, non passa corrente. Allora, regioni di funzionamento. Abbiamo l'interdizione,
corrisponde alla situazione aspettate, mi conviene prendere una pagina intera, che bisogna scrivere un po' di più. Allora, l'interdizione corrisponde alla situazione VGS minore di VTH, quindi non c'è canale, vuol dire che ID è uguale a 0. Poi abbiamo un'altra regione di funzionamento che è la regione lineare. Che deve avere il canale costruito, quindi deve esserci inversione del canale, quindi VGS deve essere maggiore di VTH, e inoltre deve valere anche che il pinch-off non ci deve essere, quindi VDS deve essere più piccola di VGS meno VTH. Queste due condizioni mi garantiscono la regione lineare. La regione lineare, se vado a vedere il grafico di prima, corrisponde a questa zona. L'evidenziatore. Questo. E questa è la regione lineare, no? Anche, non è sempre lineare il comportamento, regione lineare, si incurva anche. Quindi questa qui è la regione lineare. Nella regione lineare, per il MOSFET, per l'importanza del dispositivo, si dà un'espressione della corrente, che è questa. È K, la costante, per VGS meno VTH per VDS meno VDS quadro mezzi. Questa è un'espressione che viene usata spesso, un'espressione parabolica molto approssimata, però a volte abbiamo bisogno di un'espressione analitica. Vedete, torna col ragionamento, perché quando VDS è molto piccola conta soltanto il termine di primo grado e quindi IDS è proporzionale a VDS, va linearmente, giusto? La pendenza è questo VGS meno VTH, che quindi è tanto più grande quanto è più grande VGS. Va bene? VGS meno VTH deve essere per forza positivo, perché altrimenti non saremmo in regione lineare. D'accordo? Quindi quando, al primo ordine conta soltanto il tratto lineare, al secondo ordine, quindi quando VDS cresce un po', conta anche quel tratto quadratico che fa inclinare la pendenza verso il basso, perché quella è una parabola con la concavità rivolta verso il basso che si somma, quindi spinge. Fa inclinare come abbiamo visto qua, no? Se torno indietro, vedete qui abbiamo un tratto lineare perfettamente, poi abbiamo un tratto in cui c'è una concavità verso il basso, e quel termine quadratico che la dà. Ok? Questo K qui è una costante che dipende dal processo, io qui ve lo indico, questo K è mu per Cox per W per L, dove W ed L sono, beh, questo dobbiamo vederlo un pochino dopo. Questa vi dico, ho bisogno di fare un disegno per farvi vedere cosa. Questa mu è la mobilità, che è una grandezza che abbiamo già visto. Questa capacità Cox è la capacità
della struttura MOS, che è un condensatore a facce piane parallele, perché il metallo e l'ossido e il silicio sono, conduttori, no? E nel mezzo c'è un isolante, quindi è un condensatore a facce piane parallela, e questa è quella, la capacità di quel condensatore per un, capacità per unità di superficie, Questa qui è la lunghezza del canale e questa qui è la larghezza del canale. Ma questo ci torniamo tra un attimo, ora si vede poco, per il momento prendetela come una costante. Una costante, vedete che non dipende dalle tensioni, dipende dal materiale, perché mu è una cosa che dipende dal materiale, anche Cox dipende in parte dal materiale, e dalla geometria. V ed L, W ed L sono cose che diciamo dipendono dalla geometria del dispositivo. Vediamo tra un attimo che cosa sono. Poi abbiamo la regione di saturazione, che è quando la corrente smette di dipendere da VDS, ma dipende soltanto da VGS. Regione di saturazione, cosa deve succedere? Beh, VGS è maggiore di VTH, ma anche VDS supera il valore per cui si ha pinch off al drain, quindi diventa maggiore di VGS meno VTH. In quel caso lì l'espressione della corrente diventa analiticamente K per VGS meno VTH al quadrato diviso 2. Dovreste notare che queste due espressioni, nel punto in cui c'è la nel punto in cui siamo al limite tra regione lineare e regione di saturazione, cioè al pinch off, quando VDS è uguale a VGS meno VTH, si raccordano, cioè danno la stessa corrente. Ok, questa è l'espressione definitiva. E a volte anche nel MOSFET si vuole tenere presente l'effetto della modulazione della lunghezza di canale e si usa un'espressione che ha lo stesso coefficiente che abbiamo visto per il JFET, cioè si usa un'espressione di tipo 1 più lambda VDS. Questo tiene conto del fatto, stesso ragionamento che abbiamo fatto per il JFET, che in realtà all'aumentare di D X un pochino si sposta verso il source e quindi diciamo il canale si accorcia un pochino, c'è una modulazione della lunghezza di canale e quindi la corrente aumenta un po' all'aumentare VDS. Però di nuovo un effetto molto piccolo che a volte non si considera. È esattamente lo stesso che abbiamo visto nel JFET. Okay? Quindi, le espressioni analitiche delle caratteristiche nelle diverse regioni di funzionamento si usano abbastanza per il MOSFET, anche se sono fortemente approssimate, e quindi insomma, è bene ricordarle. Finisco soltanto raccontandovi qualcosa di questa costante K, aggiungo un ultimo disegno, per vedere un po' che cosa serve la costante K mi conviene disegnare uno spaccato di un MOSFET. Allora, MOSFET ve l'ho raccontato, ho fatto così, no? Ora immagino di avere uno spaccato di una fetta, no? Quindi lo vedo di sbieco e vedo anche un po' la larghezza. E questa è la zona N+, questa è la zona N+, io vi ho disegnato questo, no? Ora vediamo come se fosse in 3D. Questo è l'ossido, questo è il gate. Noi l'abbiamo visto così, va bene? Allora, questa distanza qui è la lunghezza del canale, che si chiama L. Okay. Questo spessore, facciamo un altro colore, questo spessore è lo spessore dell'ossido che si chiama di solito TOX. Va bene. Se vado a vedere di lato come è fatto il MOSFET, è praticamente è semplicemente traslato per simmetria, cioè questo è l'ossido che si vede, il metallo che si vede, questo è l'ossido e questo qui è il contatto di drain, no? Qui, scusate, fatemi fare un pochino di pulizia. Ops.
e di là c'è il source. Quindi il MOSFET viene fatto così. Questo è il gate, un unico contattone. Così viene fatto, no? Quando lo vedo dall'alto, io vedo una cosa del genere. Vedo proprio un rettangolo e poi vedo il gate. Quindi vedo questo che è il gate, il metallo, poi qui vedo il source e qui vedo il drain. L è questo pezzo, la W è questa cosa qua, la larghezza del canale. W, L è la lunghezza perché in inglese è length, W è la larghezza perché è width, quindi questo è il motivo per cui si ricordano in questo modo. Allora, stavo dicendo che K è uguale a mu ciox per W su L. Si può fare la derivazione di quelle espressioni, in generale, per esempio, un corso classico di dispositivi elettronici si fa. In generale qua vediamo un po' di fondamenti di dispositivi, giusto quello che ci serve per analizzare i circuiti, quindi questa parte di derivazione di questa espressione la evitiamo, però è importante per me far vedere da che cosa dipende poi la caratteristica, perché i parametri che ci sono in una espressione analitica della caratteristica di un MOSFET sono soltanto la tensione di soglia e il K. Quindi la tensione di soglia abbiamo visto che cos'è, la tensione che ci vuole per invertire il canale. Il K, vediamo cos'è, che è proporzionale alle correnti, quindi è un fattore importante. Allora, mu è la mobilità, dicevo. Questo Ciox è la capacità dell'ossido per unità di superficie. Quindi è la capacità di un condensatore a facce piane e parallele, come questo qua, che ha un dielettrico di spessore Tox. Quindi questa Ciox, com'è la capacità di un condensatore a facce piane e parallele? Cioè l'epsilon R, epsilon 0, la superficie diviso TO, diviso lo spessore, la distanza dalle piastre. La superficie è 1 in questo caso, perché lo faccio per unità di superficie, quindi c'è diviso Tox. D'accordo? Quindi epsilon 0 è una costante universale, questo qua è la costante dielettrica dell'ossido, costante dielettrica relativa, no? Dell'ossido, quindi questo è lo spessore dell'ossido, questa è la larghezza del dispositivo e questa è la lunghezza del canale. E questa è la mobilità. Quindi, come vi dicevo, questo K dipende da alcune cose, alcune caratteristiche del materiale, come la mobilità, l'epsilon R, e poi da alcune caratteristiche della geometria, che sono Tox, W ed L. Oh, c'è un'altra cosa da dire, che invece è il fatto che, diciamo, questo può essere interessante, quando si progetta un chip, no? Un circuito integrato in silicio, e il progettista ha, come si dice, a disposizione un processo, perché c'è una fabbrica, tipicamente a Taiwan, tanto ormai sono tutte là, i produttori di semiconduttori, quasi tutto lì, ad altissima tecnologia, che mi fornisce un processo, nel senso che cosa mi dice? Mi dice: tu disegnami il chip e io te lo faccio. Mi dice: queste sono le regole con cui lo costruisco. In pratica un progettista tipicamente ha il processo dato, quindi la fabbrica, che si chiama fonderia in questo campo, sa realizzare dei chip con dei transistori che condividono alcuni aspetti. Per esempio ha uno spessore unico dell'ossido, ce n'ha soltanto due e devo scegliere quale voglio, ha i drogaggi fissati, le mobilità sono quelle perché il materiale è tutto uguale, e quindi il tipo di ossido è già fissato e io come progettista posso scegliere soltanto il disegno del circuito e ciascun transistore quanto farlo largo e quanto farlo alto. Quindi la W e la L sono tipicamente a disposizione del progettista, che sono nel disegno del circuito, le altre cose me le dice la fonderia come sono fatte. Quindi è importante
sapere in generale questo K, perché alcune cose non le posso cambiare, altre invece le posso cambiare. Quindi per esempio se faccio la W più grande a parità di altre condizioni porta più corrente, perché la corrente è proporzionale a W, è inversamente proporzionale a L, quindi io scegliendo per ciascun transistore la larghezza e la lunghezza posso scegliere in buona parte le caratteristiche del transistore. Altre cose invece non le posso toccare perché il processo è quello. Tenete presente, ormai una fabbrica avanzata per, cioè come dico, l'ultimo processo tecnologico per produrre chip ha un costo ad oggi di 10 miliardi, ok? 10 miliardi di dollari. Quindi sono poche, nessuno ce l'ha in casa, sono più o meno, c'è una forte concentrazione in tutto il mondo. 10 miliardi, sto parlando del processo per esempio che usa Intel per l'ultima versione, no? Un processo 22 nanometri, la fabbrica che realizza quello ha quella taglia di prezzo là. Quindi sono poche, sono il processo relativamente costoso, il vantaggio grosso è che poi si fa, diciamo, si fanno tanti circuiti integrati tutti insieme, quindi poi il costo per unità si porta giù a sufficienza, insomma l'investimento che ci vuole per un impianto del genere è effettivamente enorme. D'accordo, quindi ricapitolando, una volta che un progettista vuole fare un circuito integrato con MOSFET deve disegnare il circuito e decidere ciascun MOSFET quanto è lungo e quanto è largo il canale. Questo è quello che può fare. Va bene, ci fermiamo e ci vediamo domani.